Golem Skateboarding nasce dall'idea di un imprenditore di Santa Cruz, che poi Santa Cruz sarebbe praticamente il posto dove in fondo è nato lo skateboarding. L'idea è di riunire i contenuti dello skate a un formato mobile e al database di posizionamento, quindi diciamo al locator degli skateboarding parks, degli skate parks che sono disponibili negli Stati Uniti. Quindi l'iPhone diventa effettivamente ideale per poter offrire questo tipo di contenuti video insieme alla eccezionale capacità di trovare immediatamente, dovunque ci si trovi, quali sono gli skate park più vicini. Golem Skateboarding è diventato quasi istantaneamente l'applicazione più venduta della categoria sport dell'App Store di Apple, che è un risultato straordinario naturalmente, del quale siamo soddisfattissimi. Tra le cose, tra gli episodi più interessanti, voglio ricordare quando sono stato chiamato dal nostro contatto presso la Apple. Era un venerdì verso le 6 del pomeriggio, dicendomi: Giuseppe, per favore faccia avere al più presto un certo tipo di immagini. Loro non dicono mai perché vogliono queste immagini, però so benissimo che queste immagini, quando vengono richieste proprio perché loro molto probabilmente le useranno per creare dei bannerini che poi effettivamente pubblicano su iTunes. E in effetti qualche giorno dopo l'applicazione è stata poi, come si dice, featured presso la prima pagina dell'App Store di iTunes su tutti gli utenti, diciamo, di iTunes, e anche naturalmente sull'App Store che sta sull'iPhone e l'iPod Touch. Non dimentichiamo l'iPod Touch, perché quasi la metà degli utenti di Golem Skateboarding fanno parte proprio dell'iPod Touch. E da quel momento poi, insomma, la curva, che già andava bene, è andata ancora meglio, insomma, è rimasta lì inchiodata praticamente l'applicazione per diverse settimane, al numero uno, con risultati di vendite veramente eccezionali. Abbiamo venduto più di 30.000 unità fino ad ora a $4.99 al pezzo.